Amici e amici dell'Italia con voi, andiamo a Boston con il nostro Stefano Salimbeni per raccontarvi un concerto nell'ambito del programma Vivere all'Italiana. Prima però voglio salutare, dovrebbe essere in collegamento con noi da Milano, il nostro presidente Piero Bassetti, con cui parleremo subito dopo il filmato. Ben ritrovato. Buongiorno, presidente. Buonasera. Sono effettivamente in Rai. Già collegato con noi. Allora vediamo il servizio di Stefano Salimbeni e poi parleremo con lei ovviamente di Cultura Italica. Veramente una cornice bellissima, il museo di Isabella Stewart Gardner ha tantissima arte italiana, è stato concepito dalla sua creatrice sulla base di un sogno di un palazzo veneziano, e poi la nuova è stata fatta da Renzo Piano, quindi davvero una culla, la culla dell'Italia qui a Boston, ed è quello che io volevo racchiudere un po' in questa serata. Il console generale di Boston ci ha offerto l'idea, l'abbiamo sposata subito e fa parte di questo progetto Vivere all'Italiana, la promozione dell'Italia e del viaggio in Italia come esperienza. Roma, Firenze e Venezia rimangono naturalmente al top delle destinazioni perché comunque sono le grandissime classiche. Le altre destinazioni nuove, per esempio emergenti, la Puglia, le Marche, il turismo attivo, quindi le Dolomiti. Il turismo di ritorno, cioè gli italoamericani, anche di terza, quarta generazione, che tornano a vedere la patria dei nonni, dei bisnonni. Quello è assolutamente una fetta anche di turismo importante e riguarda anche quello, soprattutto le destinazioni minori. Another person I want to thank is Catherine Orlando. Come viene scelto gli invitati? Allora, io ho scelto degli interlocutori con i quali promuovere l'Italia, quindi nel mondo della scienza, nel mondo della cultura, nel mondo dell'arte, e nel mondo della medicina e poi la componente turistica chiaramente, quindi rappresentanti anche istituzionali, locali, un po' tutte le persone che o sono già coinvolte con l'Italia o che devono vedere l'Italia come una destinazione di ricerca, di turismo, di bellezza, di arte e di cultura. Abbiamo eccellenze qui in tutti i campi e Marco Pignataro è un artista molto conosciuto e quindi volevo davvero che lui potesse illustrare anche l'arte italiana nella musica e con degli artisti, molti dei quali italiani, che l'ha fatto con delle melodie meravigliose. In generale mi piace molto la musica melodica anche nel jazz. È una scelta artistica che faccio in generale. Cresciamo con questo senso melodico e se vedi anche tutti i più grandi jazzisti italiani hanno sempre un'attenzione particolare alla melodia. Quando sono partito dall'Italia nel 91 il jazz aveva uno spazio ancora più ristretto. Adesso quando torno in Italia, tutti i conservatori hanno dei programmi di jazz, il livello è diventato molto molto alto. Credo che forse possiamo fare un po' più di lavoro nel cercare di trovare un suono che ci identifichi un po' più. E c'è molta riverenza all'America, forse. E forse si può cercare magari di trovare un pochino più le nostre radici e raccontare un po' la nostra storia un po' più profondamente. L'Italia conquista il mondo anche grazie alla musica.